La città è stata tagliata drammaticamente in due, l'azienda, l'AMT, alla pari degli enti locali, dobbiamo essere comunque coerenti nel dirlo, si è impegnata anima e corpo a cercare una viabilità alternativa, e a tratti quasi impossibile, perché il nostro territorio purtroppo è difficile, c'è poco spazio, molto collinare, e quindi è molto complicato ricucire insieme le due parti della città. Comunque in questi mesi AMT ha messo in campo, con l'impegno di tutti, un servizio su ferro di superficie rafforzato sia nel numero di mezzi impiegati e ovviamente di personale, per cercare di garantire il miglior servizio possibile. In questo, bisogna dire la verità, non siamo stati molto agevolati dal volume del trasporto privato, però purtroppo questo è un problema anche culturale. Comunque abbiamo fatto veramente salti mortali senza pesare sulle tasche del cittadino, e mantenendo comunque condizioni inalterate ai dipendenti. Questo sforzo un privato obiettivamente non lo avrebbe fatto, e comunque avrebbe avuto bisogno di pesanti sovvenzioni da parte del pubblico. Lo stesso accadrebbe per eventi non drammatici come questo del crollo del ponte. Ma comunque eventi eccezionali come possono essere i periodi fieristici. Ad esempio, noi a Genova abbiamo il Nautico e abbiamo l'Euroflora, o più semplicemente per gli eventi, quelli un po' più particolari nell'arco dell'anno, quindi le festività, penso al periodo natalizio e quant'altro. È in questi momenti che è importante e spicca la differenza tra il pubblico e il privato. Queste sono la funzione, diciamo, sociale del trasporto pubblico. Solo il pubblico la può garantire. Ovunque è entrato il privato ha fatto profitto scaricandolo sul costo del lavoro. Lo vediamo ogni giorno, perché siamo in contatto con le realtà dove purtroppo il privato è già arrivato. Ha disdettato contratti di secondo livello ai lavoratori, aumentando l'orario di lavoro e pagandolo meno, in barba alla sicurezza peraltro. Ha chiuso le officine, ha dato in appalto la manutenzione, ha aumentato il costo del biglietto, ha tagliato le linee meno remunerative, peggiorando ovviamente il servizio per l'utenza anche. Basta informarsi un pochettino e andare a fare un viaggetto in Veneto, in Umbria o in Toscana, per rendervi proprio conto di come funziona il trasporto pubblico-privato. Il problema di ATAC, per quello che mi riguarda, è solamente di ordine politico-clientelare. È proprio il sistema che sta dietro alla gestione dell'azienda ad essere il problema. È un sistema che purtroppo viene bene a pochi a discapito dei più. Quindi mi sento di fare un appello ai cittadini romani, e dire che se veramente avete a cuore il trasporto pubblico della capitale, l'11 di novembre votate contro la privatizzazione, e piuttosto chiedete a grande voce alla politica un cambio radicale e nella normativa nazionale, quella che regola il comparto del trasporto pubblico e della gestione soprattutto amministrativa, che scientemente negli ultimi 30 anni hanno portato al collasso di questo importantissimo servizio alla collettività. Per rilanciare questo meraviglioso paese serve solamente gestirlo con onestà e professionalità. E grazie al cielo, di gente in grado di farlo ne abbiamo, e anche tanta. Dunque, cittadini, chiedete questo e non fatevi abbindolare da soluzioni semplicistiche, infondate e propagandate a colpi di spot.